E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. Come ogni mese è arrivato il tempo di aprire il Fanbox. Se non sapete ancora cos'è il Fanbox, ragazzi, vuol dire che non seguite il mio canale o siete nuovi. Comunque è il Nerdbox tutto italiano. Per tutte le informazioni trovate i link qui sotto in descrizione del loro sito e della loro pagina Facebook. Adesso hanno aperto anche un loro store nel sito, appunto, dove si possono comprare gadget a parte. Ci sono un bel po' di figate, comunque di non perdere altro tempo, prendiamo il nostro fedelissimo Minato e andiamo ad aprire il Fanbox. Anche oggi adotterò il metodo che mi ha suggerito il mio carissimo amico, ovvero prenderò il contenuto ad occhi chiusi, non vedendo nulla di quello che c'è all'interno. Allora, qui tocco prima di tutto la maglietta. Allora, la mettiamo da parte, quella è sempre l'ultima. Allora, vediamo un po' da cosa iniziare. Vediamo questo che cosa è. Oh, è già qui iniziamo col botto. Ho già letto qui dietro The Dark Knight, ragazzi. Ebbene sì, abbiamo questa qui che sarebbe tipo una bandierina, uno stendardo di Batman dal film di Nolan, tra l'altro. Veramente una figata, ragazzi. Questo assolutamente lo appenderò da qualche parte in questa camera. Questo, tra l'altro, ora che mi viene in mente, è il Fanbox, se non sbaglio, a tema armature. Ed iniziamo appunto con un'armatura con i fiocchi, ovvero quella di Batman. Allora, continuiamo qui. Vediamo. Questo è abbastanza grosso. Vediamo cosa è, anche pesante. Oh, una fantastica tazza di Mega Man. Guardate che figata, ragazzi. C'è Mega Man in stile pixeloso. E qui sul retro ci sono anche tutti i cattivi, tutti i personaggi. Veramente spettacolare, questa diventerà una delle mie tazze preferite in assoluto. Io adoro Mega Man. Tra l'altro questo Fanbox, per la precisione, ha tema robot e armature, infatti Mega Man è un robot. Continuiamo, ragazzi, continuiamo. Qui sento qualcosa, diciamo, di piatto. Vediamo di cosa si tratta. Oh, un bel tappetino del mouse dei Cavalieri dello Zodiaco, più precisamente dei Cavalieri d'Oro. Fantastici, ragazzi. Questo qui, anche se non si usa come tappetino per il mouse, è figo anche da appendere alla parete. Eccoli qua, tutti e 12 Cavalieri d'Oro, veramente fantastico. E ora, tastando un po' dentro, rimane solo un oggetto, anche abbastanza grande. L'ultimo prima di vedere la maglietta. Vediamo di cosa si tratta, ragazzi. È tutto chiuso, quindi io non riesco a tastare. Oh, che figata, abbiamo un Body Knockers di Iron Man. Ovviamente questa è una delle armature per eccellenza. Praticamente grazie alla luce solare Iron Man si muove, ragazzi. Veramente una figata. Beh, direi che per ora non ci possiamo proprio lamentare di questo Fanbox. Ma adesso andiamo a vedere la maglietta. Oh, e qui abbiamo una fighissima maglietta di Star Wars, guardate qua, con lo Stormtrooper. Anche questa è una delle armature più famose in assoluto ed è veramente figa, ragazzi. Beh, direi che sono rimasto molto molto soddisfatto dal contenuto di questo Fanbox. Qui c'è il solito volantino che ci illustra appunto tutto il contenuto ed è tutto ciò che abbiamo trovato. E ci dice che il prossimo Fanbox sarà a tema eroi e villains, più precisamente Marvel e DC Comics. E non vedo l'ora di aprire anche quello. Comunque, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate del contenuto di questo Fanbox con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Vi ricordo che i loro link sono tutti qui sotto in descrizione. Invece, se volete acquistare action figure, c'è il mio sito Aras Visual Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara e collezionate sempre!